Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Come avrete letto dal titolo, sono qui per mostrarvi i prodotti che ho deciso di mettere in utilizzo per il mese di aprile. In realtà io ho barato questi prodotti, li sto già utilizzando da una settimanella, ma perché non vedevo proprio l'ora di cambiare di ruotare e quindi mi sono leggermente anticipata rispetto appunto all'inizio del mese di aprile, anche perché poi sapevo che il mese di aprile l'avrei iniziato a casa dei miei genitori, quindi mi sono portata avanti e ho scelto prima i prodotti. Allora, io comincerei da due prodotti che sto utilizzando tanto da quando mi sono ammalata. In realtà è passato un po' di tempo dall'ultimo video che voi avete visto sul canale ad oggi. Nel frattempo io mi sono ammalata, ho avuto un raffreddore molto forte con la tosse. In realtà poi mi ha preso anche l'allergia perché iniziano a volare, insomma, polline. Chi soffre di allergia mi potrà capire, e quindi io ho iniziato ad utilizzare questi prodotti in forma davvero massiccia. In realtà ce li ho su anche oggi. Parlo del Su Primer di Overskin che io ho iniziato ad utilizzare come base uniformante quasi su tutto il viso, perché poi non ho messo il fondotinta e sono andata a uniformare un po' il viso con questo prodotto qui di Astra. Quindi mettevo prima il primer e poi questo, che è appunto una cipria compatta. Ve la faccio anche vedere, cioè potete vedere che è molto scavata, davvero tanto. Cioè questa qui secondo me tra poco la buco pure. Comunque, io che faccio? La prendo con un pennellone e semplicemente la metto su tutto il viso senza neanche andare a tamponare con tanta precisione. Semplicemente perché? Perché comunque io mi soffio tanto il naso e non ha senso, cioè nel senso non è che non ha senso, per me non ha senso, non mi piace mettere un fondotinta e poi quando mi vado a soffiare il naso va via tutto il fondotinta da questa zona e il resto della faccia rimane una full face. Con una polvere invece molto leggera, alla fine diciamo che anche se se ne va sul naso non è poi questo grande dramma, perché poi il resto del viso è abbastanza naturale. Quindi facendo così ho capito che avevo una base che mi soddisfaceva in quel periodo in cui appunto ho soffiato il naso con più insistenza. Adesso ovviamente tornerò ad utilizzare fondotinta perché mi va, però voglio orientarmi verso qualcosa di un po' più leggero rispetto ai mesi scorsi, e anche perché è cominciato il primo caldo, quindi ho deciso di rimettere in pista lo Skin Realist di Nabla. Voglio riprovarlo. Questo prodotto, quando è uscito, mi è piaciuto talmente tanto che l'ho finito e questo è il secondo che ho ricomprato. Però c'è da dire anche una cosa, che nel corso degli anni, quindi da quando ho comprato questo prodotto ad oggi, io ho interrotto la pillola anticoncezionale e da quando ho interrotto la pillola, la mia pelle è cambiata. La mia pelle si stava quasi normalizzando con la pillola. Da quando l'ho interrotta, non si è capito niente più e mi è tornata praticamente la pelle di quando avevo 16 anni, 17 anni, cioè parliamo di una pelle di 15 anni fa, ovvero molto molto oleosa. E quindi questo genere di prodotto qui probabilmente adesso non fa più al caso mio. Però ce l'ho e quindi voglio rimetterlo in pista e voglio provare a vedere come mi trovo. D'altro canto, però, un attimo che lo prendo. Dicevo, d'altro canto però, io come sapete sono in un periodo di no buy per alcune categorie make-up e di low buy per altre. Questo mese di marzo è passato senza che io facessi acquisti, nel senso che ho acquistato, lo sapete, la palette di Makeup by Mario quando sono stata fuori con le ragazze del gruppo Beauty ed erano il 1 e 2 marzo, no, o 2 e 3, forse 2 e 3, comunque sì, 2 e 3 marzo. Io il 2 ho acquistato quella palette, dopodiché non ho acquistato più niente. Qui, cioè, oggi è il 1º aprile, è quasi un mese, cioè un mese diciamo che non acquisto make-up. Sto iniziando ad avere voglia di provare novità. Io però nel cassetto ho tanti prodotti che stanno ancora là chiusi e non ne ho ancora utilizzati, quindi è come se fossero un po' delle novità. Quindi, per cui, ho deciso di aprire questo fondotinta qui, che è quello di Rare Beauty, il fondotinta nella colorazione, scusatemi, 210N. Io questo qui non so, sembra che sia utilizzato, non è utilizzato, semplicemente si era depositato, quindi lo devo anche shakerare. Questo qui io l'avevo visto sul canale di Carolina Bonanni. A lei è piaciuto tanto, quindi mi sono incuriosita e l'ho acquistato. Stava a giacere nel mio cassetto da anni, veramente da anni. E quindi è venuto il momento di aprirlo, però non lo voglio utilizzare
come fondotinta da battaglia per il momento, perché appunto, come vi dicevo, vorrei rimettere in pista lo Skin Realist e vedere come va. Però ecco, anche questo qui è un prodotto che vorrei provare ad utilizzare questo mese. Diciamo che i prodotti fondotinta di questa bag saranno questi due, poi mi giostrerò. Magari vedo che lo Skin Realist per tutti i giorni non fa più per me, perché appunto la pelle mi è tornata ad essere più grassa, e deciderò di rimettere in pista lui per l'uso quotidiano, vedremo. Però i fondotinta che avrò in utilizzo sono questi due, quindi magari per le uscite serali uno, per quotidiano un altro, ma sono questi. Però nella bag preferisco tenere per il momento Skin Realist per l'uso quotidiano. Detto questo, come correttore rimane in utilizzo sempre lui, il ristretto concealer di neve, perché lo voglio finire. Ormai manca poco, cioè poco diciamo sulla linea massima, sulla linea grande, però sono sicura che togliendo il blocco che ci sta all'inizio, qui uscirà una marea di correttore. Ho paura di togliere questo blocco all'inizio, però continuo a tenere duro e ad utilizzarlo. Cipria di Huda Beauty, la Easy Bake, nella colorazione Pound Cake, sempre lei, e anche nel progetto smaltimento, prima o poi finirà, anche se ogni tanto vi dico che io vado a ripescare quella lì di Overskin, perché non mi piace, la voglio finire, tanto è talmente poca, provo a farvi vedere quanta ce ne sta all'interno, è talmente poca che secondo me se la utilizzo altre 10 volte è tanto. No, non riesco. Cerco di vedere io in controluce. Allora, il livello di cipria è questo. È qui. Non riesco, ecco, forse così, ecco, si vede, ecco qua. Questo è il livello di cipria. Si vede perfettamente. Ora, se io la sbatto un pochettino e faccio cadere questo, posso arrivare, diciamo, un po' sotto alla metà, però non è che ce n'è tantissima qui dentro, quindi non mi piace, non mi sta dando tanta soddisfazione, quindi la vorrei togliere di mezzo. Non mi piace semplicemente perché non è adatta al mio tipo di pelle, non perché la cipria non sia buona. La cipria è sottile, funziona bene, nel senso che setta, però su di me non dura, purtroppo. Vabbè, ne parleremo semmai in un altro video, però comunque ogni tanto vado a pescare pure lei perché me la voglio proprio togliere di mezzo. Passiamo ai prodotti colorati per il viso, quindi bronzer e blush. Due prodotti in crema che sono il Glow Play Blush di MAC nella colorazione Grand, che è anche nel progetto smaltimento, e poi questo qui che è lo stick di Rare Beauty nella colorazione Good Energy. Ve lo faccio vedere, è questo qui, utilizzato per ora forse due o tre volte, lo sto testando e non vi so dire ancora se mi piace o no, perché quello che ho notato è che su una base impolverata, incipriata, non si comporta benissimo, quindi io lo vado sempre, cioè non si comporta benissimo se lo vado a mettere direttamente, però se lo metto sul dorso della mano e poi col pennello lo porto sul viso, perfetto, quindi sto un attimo capendo. Su base non fissata, non incipriata, è un amore, però su base incipriata su di me non tanto. Solitamente io fisso prima la base con la cipria e poi vado con i prodotti, quindi non lo so, vedremo, però non lo sto bocciando, semplicemente sto facendo amicizia, sto cercando di capire com'è questo prodotto. Invece per quanto riguarda polveri, questa mini palette di Hourglass, stupenda, davvero mi sta dando grandi soddisfazioni, ce l'ho indosso anche oggi come potete vedere, bellissima, ha tutto quello che serve, perché ha un bronzer, un blush e una cipria che io sto utilizzando con grande soddisfazione per settare il contorno occhi, proprio in questo periodo in cui appunto sto facendo questa base un po' più leggera. Come illuminante ho ritirato fuori lo Skin Glazing di Nabla nella colorazione Amnesia. Io devo dare ragione a Carolina, perché io le dicevo sempre: caro, ma io mi scoccio un po' di mettere l'illuminante, mi è passata un po' sta cosa dell'illuminante, e lei mi fa: vedi che adesso che hai terminato quello di Fenty e ritiri fuori quello di Nabla, poi ti tornerà la voglia dell'illuminante. Infatti è così, cioè, è talmente bello questo illuminante, l'ho rimesso in pista da poco, non so se si riesce a vedere, in un punto al centro dove c'è la B sta già quasi scomparendo la scritta. Meraviglioso, davvero meraviglioso. Io voglio ritirare fuori anche il bronzer. Blush non ne ho, sicuramente devo rimediare, perché se la formula è questa mi possono piacere davvero tanto. Se la giocano bene con queste di Hourglass, secondo me sono un po' diverse come risultato finale, però altrettanto belle, altrettanto valide.
Per ora mi godo questa qui e poi valuterò. Comunque io ho lo skin bronzing, quindi semmai il mese prossimo vedremo. Poi andiamo avanti. Per quanto riguarda mascara, sempre gli stessi perché voglio terminarli. Voglio terminare questo qui della Too Faced, che è un primer per le ciglia, il Better Than Sex for Play. Non lo voglio terminare perché non mi piace, anzi mi piace molto. Il problema è che è fuori PAO e sta iniziando già a rapprendersi, a seccarsi. Non voglio che vada male assolutamente. Poi sempre questo qui di Diego Dalla Palma, il My Happy Toy, che è una versione travel che io mi sto conservando più per le occasioni, perché mi piace molto, e quindi quando faccio un look un po' più intenso da serata mi conservo lui. E contemporaneamente invece per il quotidiano utilizzo il Lash Over Crush di Overskin, che nemmeno mi ha fatto impazzire più di tanto. Non è brutto, però neanche bello, onestamente. È un mascara naturale, io non cerco questo, io cerco altro, ecco, dal mascara. Io voglio un bel effetto, questo è un po' troppo naturale. Di questo mascara mi piace tanto la forma dello scovolino, perché mi permette anche di acchiappare le ciglia più corte. Però non mi sta dando soddisfazione come vorrei, e quindi voglio terminarlo. In realtà c'è una novità rispetto al mese scorso, perché ho dichiarato smaltito l'Epic Ink Liner della NYX, quello lì nero, perché praticamente, poi ve lo mostrerò nei finiti, la punta mi si è tutta sfilacciata, quindi tutti i peletti, le setole si sono aperte e non ho più una buona manualità. Cioè faccio fatica a fare una codina sottile. Le ultime volte che l'ho utilizzato mi ha fatto una linea troppo spessa, non mi piace. È un prodotto che comunque non utilizzo da tanto tempo, quindi l'ho dichiarato io finito, anche se scriveva ancora. Però per come mi trucco io, per come piace a me fare l'eyeliner, non era più utilizzabile. È stato sostituito in modo più che valido da lui, che è appunto il My Happy Toy Eyeliner, sempre di Diego Dalla Palma. Questo eyeliner, che è quello che ho oggi, non so se riuscite a vedere, cioè, guardate che codina sottile, guardate di qua ancora meglio, scusate, poi ho anche il trucco un po' sbavato perché è un trucco che ho addosso da stamattina. Comunque guardate che codina sottile. Perfetto, stupendo, mi sta piacendo tanto, mi sta dando grande soddisfazione. Guardate la punta quanto è piccola, mi ha ricordato tantissimo la punta dell'eyeliner di Huda, quello che io ho utilizzato. Madonna, mi prude qui, mi sta uscendo un brufoletto, vabbè, perfetto. Dicevo, l'eyeliner marrone di Huda come punta me l'ha ricordato, perché anche quella era molto molto sottile. Poi, per quanto riguarda l'eyeliner marrone, sempre questo qui della Too Faced, che utilizzo a fatica, non vedo l'ora che finisca perché davvero non mi piace. Le sopracciglia le faccio sempre con il mascara di Astra. Matita marrone per gli occhi, la Barbarella Brown di Charlotte Tilbury. E abbiamo, diciamo, un aggiornamento per quanto riguarda la matita nera, perché questa qui di Kiko, se ricordate, è il duo. Da questa parte abbiamo la parte metallica, shimmer, diciamo, che io utilizzo come punto luce all'angolo interno. Invece di qua abbiamo la parte nera, che come potete vedere ormai è un mozzicone, si accinge a terminare. Io penso che questa qui anche non arriverà all'estate, quindi sicuramente metteremo poi in uso un'altra matita nera. Come prodotti labbra, sempre il Lolita di Kat Von D, per tutti i giorni mi piace tanto, lo vado ad abbinare ad un prodotto un po' più morbido sopra, quindi metto lui, e poi se ho necessità magari ci vado sopra con un gloss o con un lip balm. Molto bello questo colore, mi piace tanto. La matita labbra è sempre la solita di Wycon, ormai è un mozzicone. Io voglio terminarla, anche perché anche questa qui è nel progetto smaltimento. E poi c'era un'altra cosa che dovevo farvi vedere. Sì, eccolo, la memoria non mi aiuta. Ombretto in stick di Wycon, allora quello lì che ho utilizzato tanto nei mesi scorsi è nella colorazione bronzo, è uno solo, se lo volete lo ritrovate. Questo qui
l'ho utilizzato poco rispetto a quello, però l'ho utilizzato già qualche volta, anche lui mi piace molto. Come colorazione preferisco l'altro, però non c'è male neanche questo, cioè, la formula è bella anche questa, è il colore che preferisco più nell'altra variante. Questo si chiama Light Magenta, o valida alternativa a quelli lì di Kiko se non avete un Kiko vicino, oppure se preferite insomma comprare da Wycon. Ha anche il temperino sul culetto, è un prodotto che è un tool che io non utilizzo, il temperino per questi prodotti qui, perché non li utilizzo per fare delle linee precise, solitamente vado su tutto l'occhio in maniera anche abbastanza disordinata, però se a voi serve c'è. Penso di avervi detto tutto. Allora, penso di sì, insomma, non vedo altro qui. Io vi ringrazio per essere rimasti con me fino a questo punto e se vi fa piacere iscrivetevi al canale, lasciatemi un like, Madonna, ho sbattuto il portone, lasciatemi un like, un commento, insomma, fatemi sentire che ci siete. Vi ringrazio nuovamente e vi aspetto in un prossimo video. Ciao!